Ciao belli, sta per iniziare. The world. Direi exactly. Di dare la linea ad Argenta, provincia di Ferrara, dove c'è il pulsante start per fare partire la sigla di questo programma. Prima inquadrai un secondo la bella JC. Ciao Jesse. Ok ragazzi, ci siamo. Sfumare, 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 DJ Lopez, partire con la sigla, sigla! Ferma un attimo, fermala Lopez, non c'entri tu stavolta, tutto perfetto, per partire con la sigla ci vogliono i ballerini, perché sennò che sigla è? Cioè, ma infatti io mi stavo chiedendo, manca qualcosa di importante, di solito in ogni sigla che si rispetti... ballerini che ci abbiamo, guarda, in macchina stanno arrivando, sigla, un applauso no? Per arrivano, i nostri ballerini e beh, un vero spettacolo inizia con i ballerini buoni, lo so, buoni, lo so. Sono buoni e sono qui soprattutto, facciamo sentire un applauso per i nostri ballerini, eccoli. Fate un applauso, va, fate un applauso che adesso, scusami Lopez, si inizia la sigla, ascolto, vai. Yeah, con la maglietta del Pivistam. Attenzione. 3, 2, 1. Let's go. We are ready. Are you ready? Ragazzi, tutto l'Aquafan con le mani alzate può segnare il tempo della nostra sigla. Batti. Bravi ragazzi, inizia così, coreografia di Elena Ronchetti, loro sono i nostri ballerini. Ciao Marti, buongiorno. Giuni, guarda con le magliette del PV Summer, sono fighissimi. Mattia, signori Alan, Matteo, Nicole. Oggi è il compleanno del ballerino Alan. Ma no, ma lo dovevamo fare dopo, dai. Ma ti dico di sì. Dopo facciamo una roba di quelle da paura, da mandare al TG. Jesse, te la ricordi? Mi aprite il rosa, Simo? Apriamo il rosa. Lo dice tre volte. Love, 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 love. Eccoci ragazzi, venite qui! Dancing around the love, 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 Alan, vieni qua, oggi è il compleanno del ballerino Alan! Ragazzi, che festa! Io oggi Alan. La canzone, dai, lo so. La cantiamo. La passiamo per tutti, dai. Notizia del TG, oggi ragazzi compie gli anni Alan May, ballerino di Aquafan, non solo, lo diciamo di Aquafan perché ci interessa ovviamente rimettere lì il dito. Insieme tutti quanti. Happy birthday to you. Happy birthday. Il pubblico fare un applauso scrosciante per Alan!
Grande Alan, grande, non è solo bello e bravo, compie anche gli anni, quindi oggi non dobbiamo... No, c'entra. Oggi è puntata numero 45 del PV Summer, come vedete, sono però con se lo ragazze, dice Frankie, è vero. Okay. No, perché non è 45? No, okay. No. 45 oggi, numero 45. I tuoi anni? Ah, mamma mia, com'è antipatica. Insiste, 45esima puntata estiva del party virtuale, questo intendo. Comunque lei, Irene Antonucci, la conoscete, ciao, la sopportate, ragazzi, insieme a noi. E è arrivata la Jessie ieri, proprio nel finale di programma. Ciao Jessie, benvenuta. Ieri in White sono tornata. Mi mancavate tantissimo. No, a noi no, invece. No, a me mancava Irene da morire, invece. Oggi farà una brutta fine. Sì, volevo sì, potrebbe annunciarlo. Anche finire nell'acqua, potrebbe finire. Per ulteriori informazioni seguite le nostre stories. Allora, a casa ci sono il DJ Lopez, che però ha un problema alla cam, quindi non lo vedremo, forse sentiremo. Dico ciao Lopez, se arriva un suono. Ciao Lopez! Ciao Matteo! Ciao ragazzi! Vedi che c'è, ti ho detto, no. Vai Francesco Lopez! Yeah. E c'è anche grazie. Il DJ di Gesù. Ciao Fede! Aspetta che ci ciao belli, che splendidi, eccolo, siete qua. Pazzeschi! Come stai? Tutto bene? Visto che belli ballerini con le magliette del PV Summer. Pazzeschi, bellissimi. Però posso dire una cosa? Sì. Cioè, non è che quelle due belle ragazze te le puoi sempre dividere tu, eh? Perché noi siamo un po' gelosi. È vero, è vero. È vero, Gary? Noi ti aspettiamo. C'è Gary Chaos, ragazzi. Gary, torna qui. Ciao, ragazzi, mi sentite bene con le cuffie? Guarda, così? Quando ti metti a petto nudo che vuoi sedurre le ragazze mi fa impazzire. Ma Gary, noto qualcosa di diverso in te? Noto un po' di colore. Cosa noti? Fa rima, ma non è depilato, è abbronzato. Ma dove sei, Gary, in questa piscina, nella tua tenuta? Dove abbiamo siamo, fatto... sai che ogni tanto facciamo un appuntamento qua per fare un po' di prove, per poi fare quella definitiva, che è quella che faremo con party virtuali, PV Summer, la festa di chiusura, la facciamo anche senza sembramenti. Sì. Siamo in pochi, dai, guarda qua l'area c'è, quindi c'è spazio e si può fare quello che si vuole. Devo dire che ultimamente prende bene anche la linea telefonica, per cui andiamo a cavallo. Allora, oggi alla non grande. C'è Gary, non c'è Sonny, non sappiamo. No. No, non c'è Sonny, non c'è. Ma io non lo sapevo. Provate che Sonny, non c'è, non risponde. Sonny, non c'è. Non c'è. Sta facendo sogni tranquilli, evidentemente. Come sei spiritosa. Se arriva una bionda, l'altro biondo abbandona. Sì, esatto. Di un biondo ne rimarrà solo uno. Se comunque mi ossigenate il ciuffo, faccio io Sonny e vi dico che arriva la prima rubrica, che è quella degli acqua fantastici. Fateli entrare. Non è come... Li stanno facendo entrare, li stanno posizionando, li conosceremo tra poco, ovviamente manteniamo le distanze di sicurezza, tutte le precauzioni, disinfettando il microfono tra il passaggio dell'intervista all'altra. Esatto, sì, che ora abbiamo una nuova figura acquisita in questo programma, che è il pulitore di Astina. Ma perché lo devi sminuire? Lui è un tuttofare, cioè fa anche altre cose, oltre ad essere il nostro informatico del gruppo. Il team manager informatico, sì. Però è anche insomma il nostro pulitore. Comunque a Carlo che è con noi, a Carlo, bene. Carlo. Okay. Allora, bene, andiamo a microfonare l'asta, eccola qua, e dobbiamo eleggere una stina. Allora, la stina sei tu, vieni che fai la stina. La stina è un mestiere molto richiesto. Attenzione che controllo, che io sono, sai, a posto, sono il capo degli astini. No, lo so, però lei è professionista, adesso si auto-intervista, vai pure. Il tuo nome? Arianna, cosa fai nella vita? No, una volta, prima di arrivare all'acqua fan. Adesso invece che sei l'acqua fan, fai... La stina. Un mestiere nuovo, un mestiere che ha ricercato, un futuro. Sì, tra l'altro. Di dove sei? Terni. Di Terni, oh, quindi dell'Umbria, molto bene. Allora, tu avrai il compito di tenere... Ha studiato geografia. Ecco qua, con due mani l'asta, avvicinarla ai nostri ospiti. Andiamo a dare una rinfrescatina al microfono e conosciamo subito il primo gruppo. Ragazzi, vi devo chiedere di allargarvi, perché se no altrimenti mi... Proprio allargatevi di... Ok, grazie. Andiamo subito con la prima intervista. Sono Catalina, vengo da Romania. Dalla Romania, però vivi qua in Italia o sei solo in vacanza? Sì, no, vivo in Italia di 3 anni e a Rimini. A Rimini, come si sta a Rimini? Cioè, come il sistema operativo? No, quella è Catalina, lei è Catarina, scusa. Frankie, cioè... tra le altre cose, ricordiamo che oggi che è tornata la nostra JC, sì.
oggi i nostri acqua fantastici verranno messi sotto torre. Ah, ma se vuoi anche subito, se vuoi anche subito, io lo sceglierà lei, perché lei a selezionare. Allora, Catarina, da oggi non sei più Catarina, ma sei Catalina, come il sistema operativo del Mac. Carlo, che diamo Catarina una pulizia, il microfono alla Jessy, no? Ma a perché? Questo più che altro. Ma perché? No, ce l'ho già. Ah, c'è già apposta. Non preoccuparti. Allora, leggere i curiosi di oggi. Senti, ascolta, non sono bizzarre, però hanno quasi, sempre un quasi, po' quasi, quasi, quel tocco. Allora, il 97% delle persone, 97% delle persone, per controllare l'ortografia scrive nella barra di Google. Me lo confermate? Voi per controllare l'ortografia, mai? Magari non sai come scrivere una parola, scrive. Ma è l'altro 3% che non c'è Google, per quello. Anche io. Sì, esatto. Aspetta che Astina, non ti distrarre, che devi rispondere all'intervistata. Sì. Tu usi Google per controllare l'ortografia? Sì, perché non lo so scrivere italiano. Ma no, ma che c'entra? Anch'io credo che tutti quanti, è un dubbio di una parola, dici faccio una prova. Così il 97%, anche da questa parte, anche muovete la testa, vedere, controllate. Sì, sì, tutti controllano. Rientriamo tutti, tutti in questo 97%, chissà chi. Sì, ma posso dire una cosa? Perché l'altro 3% non hanno Google, per quello. Uno, cioè, usano un altro sistema di ricerca. Bene, andiamo prima a conoscere Astina, questo nostro ospite acquafantastico, che peraltro lo ricordiamo, gli acquafantastici, mentre lo inquadriamo, anzi inquadrato secondo me, anzi anche noi, gli acquafantastici scivoleranno per primi, Jessy, dal nuovo impianto. È presente quello che si vede dall'autostrada enorme? Sì, saranno praticamente i primi a provarlo l'anno prossimo, quando verrà inaugurato, credo in giugno 2020, non so se verrà fatto prima, perché io hanno detto lo facciamo a gennaio, ma è freddo, quindi non conviene, e quindi avranno un biglietto omaggio per venire a fare questa inaugurazione. Come ti chiami? Ciao a tutti, mi chiamo Radde, vengo da Rimini. Ho detto 20? Era 21, chiedo scusa. Vai, scusa Radde. Vengo di Rimini. Da Rimini, sei qua con noi. Ti stai gioca in casa. Gioca in casa. Sì. Allora, abbiamo una curiosity della Jessy. Vediamo, misuriamola con te. Lo sapeva che nessuna parola fa rima con uva? Questo non è possibile. Uva. Come no? Provate uva. Parole ragione. Che fanno rima con uva. Niente, le bambine uva, magari che hanno più l'uva. Fantasia con uva. Uva, niente. Attenzione, niente. A non dire le parole. Loro sono le gemelline, sono della mia family preferita, una delle mie family preferite qua in Acquafan. L'ha trovata, signora? Uva, no. Simo, lei si chiama Simonetta, l'ha intervista a distanza perché so già le cose, quindi non le devo chiedere. Si chiama Simonetta ed è la mamma delle gemelline. E non sa neanche lei fare una riva con uva. Forse, ma davvero non esiste. Non esiste, non ma esiste. Creiamo non una so, parola che faceva. Altri acquafantastici sapete? Lui ce l'ha. Andiamo di là, vieni Astina, che andiamo a vedere. No. Se ce l'ha, ce l'ha. Aspetta, uva fa rima ma non con... non è una rima, non è una rima. No. Uva. Con cuva? Cuva. Non lo so, è una nuova cuva. Parola nel vocabolario, cuva. Abbiamo la cuva nostra tutologa, può inserirla? Non c'è. No. Cuva, Piero Ballarla, era quella lì, no? Mi piace quest'aria sbarazzina dell'Antonucci di oggi, mi piace con questo ciupa ciups. Mi sa che non è più l'Antonucci. Ah, la conosci? Credo che si sia trasformato. Sì, la conosci? Cos'hai in testa? Ma guarda che la mascherina viene utilizzata per fare l'elastico. Conosciamo intanto questa ragazza, che è una delle nostre acqua fantastiche di oggi. Ciao, sono Emanuela, vengo da Riccione. Oh, raccontaci qualcosa di te, Emanuela. Sì. E ho un'erboristeria a Rimini. Sì. Quindi possiamo dire anche l'indirizzo? Possiamo fare pubblicità? Perché tanto a noi non ce ne frega niente. È vero? Allora, sì. Albero di Giada è un centro di naturopatia che è a Rimini, in Viale Praga, numero 36. E io sono una naturopatia. Cosa cioè, tutti i prodotti naturali per il benessere, la salute e sì, l'alimentazione certo, anche? Alimentazione no, fisioterapia e oligoelementi. E poi faccio consulenze, quindi aiuto le persone a stare meglio, in forma. Beh, questa è una cosa bellissima. Infatti, ci veniamo tutti. Guarda la signora come in forma. Ah, dopo bella mi è in forma, ricetta, è in forma signora, proprio. Si vede che sta bene, che sta bene, si vede la signora. Comunque, al di là di questo, è interessante questa cosa qua. Vogliamo dopo magari portarti un cliente difficile? Aspetta, scusa, vai da un attimo dalla signorina là. Allora, ce l'ho. Allora, da noi in Puglia ce l'ho. Fa rima con uva. Stip catruva. Ma noi ci cambia qualche cosa, no. A noi non ce ne frega la mazza, non ci cambia niente. No, scusa, posso sapere cos'è stipecatruva? Che... Te lo spiego? Sì. Aspetta che arriva la telecamera e te lo spiego. Sì. Allora, stipecatruva, praticamente tu
stipi qualcosa, cioè stipi, conservi, qua, conserva, stipi, stipare, cosa, stipare, sì, stipare come conservare e poi truva, cioè tu trovi. Ma che trovi? Cioè, tu prima lo conservi e poi lo trovi. No, però, cioè, tipo metti latte da parte, non credo trovi, valga e non tu credo conservi qualcosa prima o poi la trovi, no, non ti preoccupare, arriva quello che deve arrivare. No, perché voi non lo sapete, ma Irene, voi la sentite parlare con questa dizione, ma ogni tanto parla una lingua che... Questa non so, è la sua parlata capisce, normale, tutto il resto è quella che si adatta un po', fa delle imitazioni. Andiamo a conoscere questo ragazzo. Matteo, vengo da Bergamo. Oh, Matteo, a Bergamo che fai? Ciao, Matteo. Ciao. Faccio il commesso in un supermercato. Che tipo è? Che catena è? Oreo Center. Conad. Lì siete aperti tutta l'estate, giorni di chiusura, niente. Zero. Qui tu sei venuto qua con chi? Con i miei amici che sono là. Salutali, gli amici di Bergamo. Ciao, Matteo. Ciao, amici di Bergamo. Ma sei fidanzato? No, meno male. Vuoi fidanzarti con l'Antonucci? No, volendo, cioè... Va bene. Deve essere un fiore come l'Antonucci, dire, di corsa. E io lì ti avrei detto: no, non è tutto oro quello che luccica. Lascia stare. Invece... ma la facciamo a Matteo la prossima, sì. Curiosity. Ma ciao, mi deve Matteo aiutare la regia. Vai. Matteo, ti faccio leggere direttamente. Guarda, dallo schermo, vai, vediamo. Attenzione, perché abbiamo la prima Curiosity letta, vediamo, direttamente da un acqua fantastico. Okay, eccola, vai. Qui. Vai, Matteo. E cos'è che dovrei leggere? Ah, quello lì, secondo un professore dell'università di Cambridge. Secondo Senoctoco, però va bene. Sì. Non importa in che ordine appaiono le lettere, una parola, l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera siano nel posto giusto. Siano nel posto giusto, il risultato può sembrare molto confuso e nonostante tutto si può leggere senza molti problemi. Ma dai, fantastico! Cioè, l'ha scritto questa cosa, Jesse? L'ha scritto Sonny questo, vero? L'ha scritto Sonny? Sì, esatto. Sì, effettivamente sì. Sonny più o meno scrive così. Come vero, abbiamo letto appena adesso, il nostro cervello è molto abituato a leggere appunto così facilmente che basta soltanto la prima e l'ultima lettera per farci il centro non viene... intendere tutta la parola. Hai capito? Perfetto. Brava Jessy, mi piace questa curiosity. Allora adesso noi, i nostri ecofantastici, non è che li prendiamo e poi li rimandiamo in mezzo alla piscina o in giro per il parco a divertirsi. Okay. Li mettiamo alla prova, perché sta per partire, Jessy, una delle nostre rubriche praticamente quotidiane da quando c'è il PV Summer. Si tratta, vieni Antonucci a presentarla questa rubrica, perché è la rubrica Guarda, che tu preferisci. Con che stile sì? arriva. Le tengo il microfono. Io la conosco, Sì, attenzione. No. Puoi darmi a Carlo il microfono che l'Antonucci ha al suo. Grazie. Eccolo qua. Ok. Con tutti i miei tempi. Allora ragazzi, no, allora dovete sapere che l'altro giorno avevamo come sponsor qui all'Aquafan Chupa Chups. Antonucci, al limite. al limite ci penso. Se ci non capi, so che fare. No, ma solo perché mi sono legata i capelli. Sì. Sai, per una donna il capello lungo è charm. Oggi ce l'ho legato, quindi fammi oggi per un paio di giorni. Però. In ogni caso, niente, avevo questo Chupa Chups, questo motivo che... Ma noi stavamo presentando la prossima rubrica in arrivo è quella che ci fa ballare, è quella che ci fa ascoltare le hit del momento che pensate un po' sono scelte proprio dai nostri acqua fantastici, Aquaplane. Ma siamo su due. Venite, 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 venite. Inizio io con la prima canzone che apre ufficialmente questa Aquaplane di oggi, cioè le canzoni scelte da loro. È una canzone di qualche estate fa, si chiama Con Calma, è Daddy Yankee. Con calma, io credo che come ella lo menea. Baila, guarda come l'acqua fantastica. È una vicina quando baila, quiere che tutto il mondo la vea. I like you, boom, boom, girl, con calma, io credo che come ella lo menea. Noi stiamo imparando, Frank. E io ti brutto. A Carlo, la seconda canzone della nostra Aquaplane la presento oggi proprio io, sì. Ebbene sì, perché voglio salutare un DJ Jump che ha fatto una canzone che si chiama Van Allen. Ah, non si chiama? Ah no, scusatemi. Allora, come? Il prossimo pezzo è di un artista che è stato proprio qui su questo palco, nostro ospite a parte virtuale, ed è Autostop di Shade. Ciao. In autostop, dai tuoi occhi a un altro shot, in entrambi mi ci perdo.
mi fai uno strano effetto, tutto il mondo resta fermo, se sei qui a ballare con me. Le quinte, il mio assistente personale Elia, che non posso presentare per motivi ancora di copyright, però è il mio grande assistente Elia da diversi anni, e di là invece ho le gemelline che sono le mie ballerine ufficiali. Beh, certo, certo, ci mancherebbe. Allora, ragazzi, la terza canzone la della compagnia. Terza canzone di oggi è un tormentone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, è Fred De Palma e Anita con Paloma. Oh. Schiaccia le tite. Guarda la Simonetta come balla là dietro. Anche tu vuoi fare l'acqua fantastico, devi venire in acquafano ovviamente, cercare di essere selezionato, vincere tutto quello che vincono gli acqua fantastici, oltre la fama immensa, il prestigio. E c'è una canzone che gli acqua fantastici non dimenticano mai di chiedere in questa stagione, che è quella di Master KG, si chiama Gerusalemme. Gerusalemme. Digitale di Francesco Lopez. Questa canzone con l'alto Gucci la ballerei. Questa la qua, prossima canzone del nostro DJ Jump con Around si chiama House of Pain. DJ Jump, salutiamo tutti. Ma ragazzi, no, su, non possono essere tutte sue le tracce più belle. Lasciamole a qualcun altro. Lui, la prossima che arriva è di Irama ed è. Sono un arrogante. A chi? Ma tocca a me, eh? Tocca a te, è sempre lui. Stop alla musica, grazie. Allora, la sesta canzone di oggi ha lo mio stesso colore. Riguarda sempre lui. Ciao Iram, ascolta. Sì, sì, stai seguendo. Io sono una tua grandissima fan. Era qua. Potresti venire in era qua due giorni un'altra fa. Volta perché sono tornata. Era qui tre giorni fa, eh. No. Attenzione che lei lo confonde per Rudy J. La canzone è sempre di Rama e stiamo parlando di Nera. Come la Torucci. Lo vedi quanto ti vorrei. Saluto speciale per Irama che è stato in acquafan, peccato ha schivato per poco la Jessica. Questa è la nostra acquaplane di oggi. Voglio chiedere al nostro DJ Gary Chaos nella sua tenuta se al mio tre può salutare insieme a noi il DJ Jump. Sei pronto? Salutiamo. Aspetta che no, perché c'è un pezzo fantastico che ha fatto lui, che è Para Vossé, no? Ah, sì, vero. Para Vossé. Ma no, non è lui. Ma su. Come no? Allora, a proposito vai, di saluti, salutiamo già. Aspetta, saluti per il DJ 1, 2, 3 Jump! Jump! Ormai è diventato è il nostro idol. In ogni caso, a proposito di saluti, salutiamo, diciamo, un saluto insomma, un po' meno spiritoso, però sì, sempre molto allegro, che è la nostra grafica 2C, nonché il nostro sponsor delle nostre magliette, dove oggi la mia è a lavare in lavatrice, non è vero. Vi faccio a lavare, vedere, ecco, a mano, lavaggio sono a mano. Però le magliette sono, queste qui sono le stesse magliette. Faccio che avevamo già una per grafica 2C, ci puoi ristampare la maglietta? Dell'Antonucci che ha fatto una brutta fine, eh? C'era la maglietta con Antonucci sopra, ce la puoi rifare? No, perché mi hanno scritto solo Ire, mi mancava tutto il resto del nome, del cognome, che è importante, quindi niente, allora era a metà.
quindi se possiamo anche lei c'è scritto Jay, non è scritto Jay-Z. Jay-Z, sì, Jay-Z. Si sono dimenticati una C. No, perché metti che arrivava Jay-Z all'Aquafan, la davamo. Sì, in ogni caso non ci sono soltanto le magliette, potete personalizzare la sottana, potete personalizzare il cappellino. Mette il nome sulla sottana. Ma perché la sottana? No, perché Sony la usa. Ma come ti vengono? Antonucci, comunque personalizzano quello che uno vuole. Personalizzare quello che volete. Anche le mutande, se volete. Il perizoma di Natale, quello rosso di Capodanno, tutto. Allora, non vi distraete, voglio dirvi una cosa. Adesso, in questo momento, mettete un cuoricino, mettete un mi piace, scrivete un commento, perché stiamo per scegliere, e lo farà così, già do l'indicazione, Federico Di Gesù, il vincitore. La vincitrice, no ragazzi, attenzione, non è ora il momento dell'elezione. No, tra poco, lo diciamo così inizia a guardare, a controllare, voi scrivete intanto. Voi nel frattempo scrivete, perché ricordiamo sempre, potrebbe essere un vincitore o una vincitrice, potrà vincere l'ingresso all'Acquafan e aggiudicarsi anche la possibilità di essere un acquafantastico e per di più di fare magari tra i primi selezionati la nuova attrazione che vedi da... uscita dell'autostrada. Stavo pensando che era il regalo per l'acqua fantastico, perché loro dici venendo loro biglietto gratis fa l'acqua fantastica, vincono un altro biglietto per l'acqua fantastica. Esatto, avevo capito, è questa, una catena di montaggio. No, pensavo, avevo timore a dire autostrada, perché avevo timore che magari fosse il titolo di una canzone oppure che fosse uno sponsor, e quindi lo posso dire autostrada, non lo si può dire, autostrade deserte, però comunque in ogni caso all'uscita dell'autostrada è bianco ed è blu. Ma domani c'è ancora lei dal 2021. Se ma si non scarica sta bene, comunque, cioè, fino a esaurimento della batteria. Vi faccio una domanda, Gary. Cosa hanno fatto le ragazze del PV Summer, cioè loro due, questa mattina? Cosa hanno fatto? Ma cosa hanno fatto? Hanno non fatto come sempre niente. Non pensate male. No, lo volete scoprire sempre. Non pensare male. Volete scoprire una cagata pazzesca. Esatto, proprio quello, bravissimo. Attenzione, signore, quello che mettete nelle granite dell'acqua. Sì, no. Comunque, andiamo avanti con la prossima rubrica. E la prossima è molto divertente. E dice cosa hanno fatto. Si chiama Aqua Round. Vediamo. Esatto. Aqua Round. Un'altra Acqua Round. Quando parte così mi spaventa, per raccontarvi una delle attrazioni di Oltremare che si chiama Adventure Island. Allora, dal momento che io non posso rimanere perché ho molto da fare, vieni qua, farò fare alle due ragazze un percorso, un tragitto molto pericoloso. Paura? Pericolosissimo, sono impaurita, emozionata, non vedo l'ora. Molto 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 pericoloso. Vedremo come andrà a finire, vedremo, dai. Andiamo, ci siamo, andiamo a scoprire questa difficilissima attrazione di Oltremare. Irene capitano. Io capitano? Capitano, andiamo! Ha deciso di guidare lei, io non mi fido molto, gli è stato spiegato dall'operatrice appunto che deve utilizzare la leva. Sta andando a sbattere. Per andare a destra. Volta, gira. Al contrario. Allora, in credo teoria siamo... è un'attrazione per i bambini, ma no, ci siamo divertite più noi, questa è la verità. No, infatti credo siano le ultime immagini di quella barchetta lì, che dopo... Sì, 40 minuti dopo. Ragazzi, venite perché è divertente. È un'attrazione veramente particolare, dove ci si immerge nella natura. Nella natura? Ma proprio ci si immerge. Nel vero senso della parola. Potete ammirare un lombrico del 2029. È un suo antenato il lombrico, eh.
Ecco. 3.0 diciamo. Siamo un po' bagnaticce, comunque i bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati dai genitori, però è un divertimento bello sia per bambini che per adulti. Esatto, cioè, provatelo perché è veramente bellissimo, divertentissimo anche per noi. Anche per noi siamo metà tra grandi. Piccole e grandi, le grandi piccole. Vabbè ragazzi, insomma, grazie e niente, ci vediamo al prossimo Acqua Round, è tutto da oltremare. Allora, posso dire una cosa? Dietro le quinte, dietro le quinte. Solo che sto andando a sbattere. Ho fatto scuola da un buon maestro. Ragazzi, vi siete divertite? Da morire, veramente. Ci siamo tanto divertite, ma il bello di questa storia è che dopo l'abbiamo anche rifatto perché non ci bastava. Perché dovete sapere che non tremare ci sono dei punti in cui tutti possono andare e utilizzare questi spruzzatori d'acqua. E quindi da un momento all'altro. Poi ci siamo divertite, abbiamo spruzzato. Aspettavamo le persone in acqua. No, non dirlo. Bellissimo, spruzziamolo così. Bellissimo. Gary, sei un po' invidioso. Domani quando vieni facciamo una battaglia. Domani quale mi fate fare? Di loro, Quale mi fate fare domani? Perché sono sempre io, sai che sono sempre preoccupatissimo perché voi siete quella pericolosi. Lì la ripetiamo al maschile. Ah, quella lì? Ma c'è, quindi c'è ancora. Ma sai che sembra Gary così con quella cuffia? Sembra, hai presente? Ma io farei parte i call center. Indiana Jones. Ma che c'è? Oppure buonasera, benvenuti, può ordinare. Se è vero, una cuffia. Guarda che ciao. Allora, ciao. Grazie. Ciao. Un doppio cheeseburger, grazie. Cerolina, guardi, quando vuole. Se vuole le porto dei Maxi Bon perché l'unica che qua portare. C'è sempre abbondanza. Volentieri, comunque io mi sposterei con l'attenzione verso Federico Di Gesù, non per altro, ma semplicemente c'è il responso, per responso. Scoprire chi è il vincitore o la vincitrice di oggi. Allora, partiamo intanto per fare un saluto a Giuliano da Pino, che ci scrive anche oggi, che era il vincitore di ieri, giusto? Ma vuol dire anche oggi, no? Pina dell'altro ieri. C'era Pina. L'ho però sentito io telefonicamente. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano. Attenzione ciao. Belli, perché abbiamo una vincitrice. No, io non posso. Si può? Vai. Lei si chiama Anna Maria Lopresti, cioè che non so, magari il biglietto perché ha vinto lei, e scrive: io vengo dal 2003 e ci torno ogni anno. Pazzesco. Grazie Anna Maria! Pensa che ha vinto il biglietto e già lo presta subito. Cioè. Ah no, dai! Lo sapevo. Dunque, congratulazioni! Io la stavo aspettando la battuta di Gary, vedevo. Gli funzionava il cervelletto. Sì. Allora, congratulazioni ad Anna Maria, che verrà appunto a trovarci, ma questo giro, avendo vinto un biglietto omaggio, grazie al fatto che ha commentato la diretta. Ma ora ti tocca, Anna Maria, condividere per 50 volte la diretta. Questo almeno. Non te l'avevamo detto all'inizio della puntata, però chi vince deve condividere almeno 50. 50 volte. 50 condivisioni. Vabbè, allora ragazzi, noi vi ringraziamo, è stata una puntata molto bella. Salutiamo Lopez. Ciao Lopez. Salutiamo anche Sony. Ciao Matteo. Dov'è? Salutiamo Matteo. Ciao Matteo. Il Pando che ieri è stato in giro con le ragazze. Ma soprattutto? Sì, chi manca? Salutiamo il DJ Jump! Oh, ma guarda che bel fiol, è arrivato anche Manuel Vecchi. Salutiamo ciao anche Manuel. Ciao, ragazzi, ci sono anch'io, vi ho ascoltato un po' da dietro le quinte. Ma dove sei? Sei tutto in bianco, sembra white party, sto facendo white party da solo. No, sembri nel video blanco di J Balvin, sembri uno uscito. Faccio un balletto veloce. Guarda che Manu balla, balla e frulla. Sono in mutande. Eccolo, guarda, visto? Stupendo, bellissima scena comunque, ragazzi, dove salutato anche Manuel, possiamo ciao Manuel. Concludere questa puntata. Ciao ragazzi. Chi è? Ciao Gary. Ciao. Mi sono trasformato. Ciao. Ciao Gary. Ora sì che ti riconosco. Ciao bello. Ciao a tutti. Ci vediamo domani per un'altra splendida puntata insieme al Pini Summer in diretta live dall'Acqua Fan di Riccione. Ciao. Grazie Acqua Fantastici. Grazie ascoltatori. Ciao. Tutti liberi. Piaccia le tipe. So much love left in the world today. It's only love that can show us the way.
Francesco Lopez. Matteo,